Le parole e i gesti sacramentali di questo giorno ci fanno rivivere l'ultima cena, testamento del suo comandamento nuovo di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. La messa della cena del Signore, in diretta oggi su ETV, nella giornata del Giovedì Santo, la celebrazione a porte chiuse a causa dell'emergenza in corso, è arrivata grazie alla collaborazione con Espansione TV nelle case dei fedeli. Le prime parole dell'omelia sono state dedicate al recente lutto che ha colpito la diocesi, la morte del vicario generale Don Renato Lanzetti, colpito da coronavirus, che, come ha detto il Vescovo di Como, celebra in cielo la sua Pasqua. Un momento di ricordo e di emozione a cui è seguito il commento delle letture. Gesù continua ad amare e a servire i suoi anche quando questi lo smentiscono. Dal momento che l'amore di Gesù non conosce pentimento, arriva fino a lavare i piedi a Giuda che lo sta per tradire e a Pietro che tra non molto lo avrebbe rinnegato. Dopo l'appuntamento del Giovedì Santo, domani, Venerdì Santo, tradizionalmente dedicato alla solenne processione, dalle 15 il Vescovo presiderà la celebrazione della Passione del Signore, sempre in cattedrale. Il Sabato Santo si potrà seguire alle 20:30 anche la veglia pasquale. La Domenica di Pasqua, la Santa Messa presieduta dal Vescovo in Duomo, sarà in diretta alle ore 17. Le celebrazioni del 19 aprile, Messa della Domenica in Albis e del 26 aprile, saranno trasmesse dalle 10. Come sempre sarà possibile seguire tutti gli eventi, oltre che in televisione, tasto 19 del telecomando, anche sul sito e sulla pagina Facebook di Espansione TV.